Bentornati ragazzi, bentornati all'ultima partita di oggi. Ascension Gaming G2, l'ultima partita del secondo giorno di mondiali. Sono salito come Ferkton. Eccomi pronto per questa ennesima, ultima partita della giornata di oggi. I G2 ci hanno deluso nella partita precedente, il cuore di noi tifosi europei. Supermassive gli hanno spezzato le gambe. Il signor Zaytlot, che è semplicemente uno degli AD carry più bravi che abbiamo visto nella giornata di oggi, se non AD carry più bravo che abbiamo visto nella giornata di oggi. Direi che la sfida è abbastanza facile da vincere nella giornata di oggi, ma siamo in Pigman Phase. Andiamo a vedere quindi Rocky Lloyd, G4, Nyxar e Rich. Mi ha cambiato support? No, c'era già Rich. C'era già sì, Rich. C'era già Rich. Wunder Yanko, Spertz, Yarnan e Wadid. Perché è ricco d'anima. Sarengo è ricco d'anima. Ricco d'anima sembra nome non so. Vabbè, ne lasciamo perdere. Comunque gli Ascension Gaming, che si sono comportati in realtà molto bene. Cognome di nella Graves. Scorsa Graves ricco d'anima. Ci sta. Vabbè, stavo dicendo sì? Che nella scorsa partita si sono comportati molto molto bene in realtà, sotto molti punti di vista. Vero. Contro i ragazzi dei Supermassive, purtroppo sono comunque usciti perdenti dalla sfida contro il team turco. Quindi andando a parlare del come i G2 potrebbero vincere questa partita, semplice: hanno perks, draftare matchup favorevole per quello che riguarda l'uno contro uno nella corsia centrale credo sia la chiave di vittoria della formazione dei G2. Ma scusa, prima avevo Akali contro Zilla, lo stompo, lo schiaccio, lo esplodo. No, non funziona così il matchup, funziona così in EU, perché Niski ha avuto qualche problema nella best of 5 contro la formazione dei G2 Esports. Tuttavia i ragazzi degli Ascension andranno ancora una volta a prioritizzare Varus come primo pick, però con Raids e Urgot Open i ragazzi dei G2 non esitano un istante nel confermare questi campioni. E devo dire una cosa, gli Ascension Gaming vincono una gara, quella per il miglior logo, è bellissimo quello degli Ascension Gaming, è vero, andatelo a vedere, molto, anche molto molto carino, sulle varie enciclopedie sono bellissimi, cioè è proprio fico, è fico. È fico. Ora Urgot Raids. Sembravi Bart Simpson mentre lo dicevi. Vabbè, sì. Comunque dice Urgot Raids. Cosa ci mettiamo contro? Come li gestiamo? Ci sono diversi pick che funzionano contro Raids, sì. Contro Urgot un po' meno. Quello è vero, un po' meno contro Urgot. Però in generale in Corea il matchup Aatrox contro Urgot viene considerato in maniera molto alta. Lo stesso vale in Cina. Tuttavia, fortunatamente per i G2, Aatrox è bannato, quindi niente possibilità di counter matchup potenziale per i ragazzi degli Ascension Gaming. Sarà anche per infatti, quello che l'hanno preso Urgot. Infatti prioritizzano molto di più il pick del supporto. Tolgono Tam Kench dalle mani di Wadid in corsia inferiore. Lasciano Kai'Sa, che non è uno dei migliori campioni di Yarnan. Quindi sono curioso, sono molto curioso di vedere come performerà lui con quella sorta di campione. E ragazzi, dei G2 Esports adesso dovrebbero andare a prendere qualcosa, secondo me. Cambio che di cose. In realtà Urgot è nella corsia inferiore e Perz gioca Kai'Sa. Right top. Bam! Scherzavo, ragazzi. Ora andiamo a vedere quindi la seconda fase di ban. Olaf, primo ban per i G2. Visto che non abbiamo ancora visto nessuno dei due jungler e loro hanno la priorità. E guarda, tutti i ban sui jungler. Olaf è il primo ban istintivo. Che bello era quel fumetto, l'hai visto? Sai cos'è? Non capisco perché i G2 debbano andare loro per il primo ban di Olaf. Alla fine hanno già piccato top e mid lane. Non hai molta pressione addosso nell'andare a selezionare immediatamente il tuo support, dato che l'hai già visto dall'altra parte. Quindi a questo punto potresti semplicemente, o almeno fossi stato dal lato dei G2, avrei lasciato open Olaf, sarei andato io a prenderlo perché io ho la prima scelta red side all'interno della prossima fase, e nel caso non fosse stato rimosso vado a prendere, nel caso sia stato rimosso da parte degli Ascension Gaming, molto bene, gli ho fatto sprecare un ban che potenzialmente poteva non esistere, ok? Quindi andiamo a vedere come se la gestiranno i G2. Bandi Gragas, Sejuani open. Esatto, uno rimane Sejuani. Kindred. Ma non è la migliore dei campioni. Non sinergizza almeno con nessuno delle due squadre. Kindred e Graves sono gli altri due grossi pick open. Camilla anche potrebbe essere una possibilità. Infatti la scelgono. Guarda anche quanto sembra verbale in questo momento. Quanto sembra verboso. Anzi, non verbale. E l'ho loccata quindi Camilla. Camilla l'ho loccata. Insieme a Kai'Sa funziona benissimo, insieme anche a Raiz funziona benissimo. Tanti controlli, tanti danni a single target. Abbiamo la tanatofobia per finire il lavoro. Dall'altra parte Kindred potrebbe essere un'opzione. Abbiamo visto Kindred contro Urgot funziona in maniera diversa in base a quando arriva la fascia d'argento vivo. Ieri ne hanno parlato tanto, tante persone, di tutti i tipi. In Italia, è vero, all'estero, è vero. Ovunque.
se non fosse per il fatto che Blubber si fosse dimenticato dell'efficacia della sua ulti. Dicevano un lungo periodo di tempo. Ho sentito alcune persone che dicevano che uno degli analyst dei Cloud9 abbia twittato per poi cancellare il fatto che lui credesse si potesse usare durante o alla fine dell'ulti di Urgot. Lo so. Il che è lei. Lo so. Non c'è molto altro. Lee Sin! Gli Ascension Gaming vanno per il Lee Sin. Ragazzi, siamo nel sud-est Asia, quindi Lee Sin li funzionano. Sanno giocare. Beh, Lloyd è bravo con Lee Sin, almeno storicamente parlando. Le volte scorse in cui le abbiamo viste in scenari come appunto il play-in delle MSI, dei mondiali. Sono molto curioso di vedere come se la caverà all'interno di questa partita. Il pick di Rakan, tra l'altro, mi piace molto nelle mani di Wadid. Perché Rakan e perché adesso? Perché, allora, Rakan adesso perché c'è già il pick di Tahmkench dal lato degli Ascension. Quindi gli Ascension non se la sentivano veramente di andare a rimuovere un altro supporto. Il focus contro i G2 generalmente deve sempre ruotare attorno a mid e jungle, perché sono le due lane sulla quale, sono i due ruoli sulla quale riescono a giocare meglio i ragazzi dei G2 Esports. Sì. Perciò questo è il primo fatto. Il secondo è che, avendo già preso Tahmkench, si sentono sicuri del prendere il matchup contro Rakan. Tuttavia sappiamo cosa può fare Wadid con quel campione all'interno del Gauntlet delle ULCS. Sì. Ha avuto un'ottima performance con Rakan. My mind is telling me no, but my body. In questo caso le due Strano draft. Che tu non mi chieda però del pick di Lee Sin, che cosa ne penso, per quale motivo l'hanno selezionato, cose del genere. Ma in realtà Lee Sin non è così fuori dai giochi, nel senso ha dei punti di forza molto chiari che conosciamo benissimo. La difficoltà di Lee Sin è sempre stata la consistenza, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei suoi strumenti nelle fasi iniziali della partita, che soprattutto nell'utilità delle fasi finali. Quindi Lee Sin non è in discussione per quanto riguarda appunto l'utilità in sé per sé del pick, ma quanto una squadra riesca a farlo funzionare bene. Ora siamo quindi in partita, l'ultima partita di oggi. Ascension Gaming da una parte, G2 dall'altra. Europa contro Thailandia. Chi riuscirà a vincere? Beh, lo scopriremo solo alla fine di questo game. Entriamo quindi all'interno della landa degli evocatori e vediamo come iniziamo, vediamo come andiamo avanti, vediamo come finiamo. Vediamo come se la caveranno i ragazzi dei G2 Esports. Nella giornata di oggi hanno deluso molte delle nostre aspettative, dobbiamo essere onesti. Se parliamo di pura performance, i ragazzi dei G2 potevano fare molto molto meglio. Tuttavia hanno ancora la chance di redimersi, l'hanno fatto una volta alle MSI del 2018, possono farlo anche qui. Ci credi tantissimo? Del 2017 non ci credi tantissimo? Hai fiducia? No, per niente. Però ci spero, ok. La speranza non basta. È l'ultima se a morire, però se non hai fede non riesci a dare la tua energia. Sai qual è il problema? È che chi vive sperando come muore? Muore triste perché la speranza è stata vanificata? Meglio che non lo dica. Comunque nella corsia inferiore, nella zona inferiore, vediamo Nyxar e Rich già pronti ad aiutare Lloyd. Lloyd e Lee Sin, livello 1, non serve a niente. Prende mazzate da tutti quanti i campi di Giuga, quindi devono dargli una mano. Gli danno una mano. Non c'è alcun problema dall'altra parte, sempre nella zona della Rav Bestia Cremisi, questa volta quella nord. Jankos e Wunder si appropriano di questo altro campo di giungla. Perciò questo early game non eccessivamente movimentato dal livello 1. Generalmente i G2 tendono ad avere dei pathing molto originali per quello che riguarda le fasi iniziali. Lloyd livello 2. Ovviamente Dark Harvest su Lee Sin, perché te lo aspetti sotto questo punto di vista. Sì, ricordiamo che da un paio di patch a questa parte Dark Harvest ha sostituito tutti gli Electroshock in giungla, in quanto il Dark Harvest fa danno late game, l'Electroshock no. Electroshock ha visto ridotti i danni, soprattutto lo scaling, e ha ridotto anche il cooldown, quindi più utilizzabile in corsia. E lo vediamo praticamente da ogni jungler, quella è la cosa divertente. Sì. Anche Kha'Zix ultimamente viene molto spammato in solo queue per via dei buff presentati proprio nella 8.19, tra l'altro, con il Dark Harvest. Perciò sono curioso di vedere se compariranno altri jungler simili man mano che andremo avanti all'interno del torneo, perché Kha'Zix comunque potrebbe funzionare molto molto bene in specifici matchup. E parlando di jungler, G4 verrà stordito, utilizza la purificazione e poi il flash. Attenzione però, G4, il passaggio da G4 a Gold 4 potrebbe essere molto sottile. Tuttavia allora, Jankos con l'ottimo gank attorno alla corsia centrale. Il Cis livello 2 è sempre una costante, sempre una possibile presenza con Camille. Devi tenerlo in considerazione. No flash cleanse nella corsia centrale significa
che adesso Perks potrà mettere quell'extra pressione della quale ha bisogno Ryze nella corsia centrale. Generalmente Cassiopeia viene considerata un counter di Ryze nel pur 1 contro 1, tuttavia sono abbastanza convinto che alla fine sia un matchup molto dipendente sulla skin individuale, perché hai tante possibilità con Ryze. Ryze non è un campione monodimensionale. Io invece la vedo per cui in Cina viene così tanto prioritizzato. Sì. In generale sì, Cassiopeia fa soffrire Ryze, a meno che non ci sia una grossa disparità di abilità tra i due campioni, tra i due giocatori, non tra i due campioni, tra i due giocatori, ma Ryze mantiene comunque una straordinaria utilità nel mid to late game, mentre Cassiopeia è un attimino più difficile da riuscire a sfruttare. È semplicemente più difficile da riuscire a sfruttare, non che faccia di meno, ma quello che fa è più difficile da vedere. Parlavo di lane phase, però va bene. E lo so, lo so. Infatti, il problema della lane phase, nella lane phase non si pone. È dopo il problema. Fatto anzi, che con Ryze, sai qual è la cosa? Che Cassiopeia, sì, è molto. Fa alcune cose molto bene. Come posso bene, dire, mentre altre. Nel momento in cui riesce a bloccarti, in un sì. certo senso, riesce ad averti nel mirino e riesce a prendere il veleno su esatto. di te, è molto difficile da scollarsi di dosso. Ryze non ha davvero tanto questo problema, perché può girarsi e fare flusso WQ, prendere lo scudo e correre via. Via. E in più con anche il scatto fasico. Lo scatto fasico non ti poni il problema, perché riesci ad andare via molto molto veloce. Quindi anche nel caso dovesse arrivare il miasma successivamente, puoi avere l'extra movement speed. Ricordiamolo, lo scatto fasico applica anche uno slow reduction del 75%. Oh, perciò vuol dire che puoi correre veloce lo stesso. Quindi questa è una cosa molto molto importante da tener conto durante la fase di corsia, cosa che Perks, sono sicuro, terrà a mente. Wunder contro Rocky, vantaggio di 6 minion, niente di che per Wunder, anche perché ce ne sono 4 davanti a lui. Se ne perdesse qualcuno sarebbe ok. Inoltre Ornn ha bisogno di tempo per scalare, utilizzerà quelli che sono gli smaterializzatori, la sua passiva per mantenere per mantenersi in lane fino al davvero all'ultimo secondo. Jankos continua a prendere granchi grazie alla pressione applicata dalla corsia superiore con la centrale. Guardate quanta visione c'è su questa zona enorme del team. 1, 2, 3, 4, 5 punti di visione diversi tra Lumi, Control Wards e Granchi. Sì, i ragazzi dei G2 non hanno il massimo di controllo attorno alla corsia centrale se non fosse per tutto il topside. Tuttavia G4 ha già due Lumi, uno nella zona inferiore e uno superiore, come dicevi tu. Non ha il flash, ricordiamolo, è stato utilizzato. È pronto lì, Jankos aspetta pazientemente, forse un po' troppo. Ed eccolo lì, rampino, oh. Trova G4, flash da parte di Perks, lo ingabbia sotto Bello. La torre, l'ultimo attacco, la pozione della corruzione, ma lo scudo di Lloyd! Lloyd! Lo scudo di Lloyd, Lee Sin, che salva la vita a Cassiopeia. Davvero un ottimo lavoro, Jankos ha flashato con il rampino per chiudere la distanza contro il mid laner avversario, tuttavia non è abbastanza perché Lloyd, pronto con la salvaguardia a proteggere il proprio mid laner, ed è un ottimo lavoro da parte del jungler degli Ascension. Niente summoner utilizzate da parte di G4, non le aveva, molto semplicemente, riesce comunque a rimanere in vita. E a volte è tutto quello che serve, avere i tuoi amici accanto, no? Questa è la metafora della vita, no eh? Teletrasporto nella corsia centrale da parte di Perks, un po' triste per non essere riuscito a chiudere l'uccisione. Lacrime della Dea, Cristallo e Stivali. Ha già un lume di controllo, il lume di controllo presente anche nell'inventario di Yharnam e di Wadid. Andiamo a guardare un pochettino di lane priority. Corsia superiore, Wunder comunque con un vantaggio nei confronti della sua controparte. Come ci aspettiamo? D'altronde Urgoth è un campione speciale, sotto un certo punto di vista. Possiamo in che senso? Positivo o negativo? Come vuoi interpretarlo? Mettiamola sotto questo punto di è vista. È positivo, è fortissimo ragazzi Urgoth. Bisogna saperlo giocare. Però vedilo dalla prospettiva di un laner che ci gioca con e contro. Vabbè, non è che non ti offra counterplay, capito? Non è un Kennen AD che ti slowa di mallet. L'esperienza contro Urgoth è molto interattiva, perché effettivamente puoi anche prenderlo, ma non gli fai danno, quindi nel senso non è... Punto, tu ti diverti a doggiare la Q. Quella è l'esperienza di gioco contro almeno Urgoth. Almeno puoi fare qualcosa, cioè. Cioè gli vai all-in, lui si scuda. Ma perché devi andare all-in? Poi hai tipo 200 di armor, perché ti fai il Righteous Glory e i tabi, così non gli fai proprio danno. Ma perché devi saltargli addosso? Stai buono, farma, che vuoi? È una cosa importante, Urgoth va di mietitore. E voi dite, ma perché va di mietitore? Ma non è un oggetto per i tiratori, per cercare di farmare quando si è nei guai o quando si è montati? No, non solo. Urgoth ha una cosa particolare.
L'epurazione, avrò la sua W, avrò la torretta quando incomincia a sparare molto veloce. Spara 3 volte al secondo, ragazzi. 3 volte al secondo. Questo è tanto, soprattutto visto e considerato il fatto che il mietitore conferisce vita su colpo flat. È l'unico oggetto del gioco rimasto che dà vita su colpo flat. Quindi recuperi 15 HP al secondo praticamente quando attivi depurazione. Elementare Watson sotto un certo punto di vista, ti verrebbe anche da dire. Tuttavia, Lloyd potrebbe essere nei guai, arriva Wadid. Invece no, il flash viene forzato. Salvaguardia, zompa via. Difficile a prendere addirittura Yarnan, Suprema. Yarnan, cosa fai? Stai buono. Jankos blocca Rich. Bulbo esplosivo rimane all'interno dell'esagono. No! Rich dovrebbe morire. No, c'è Nyx al fianco, guarigione, illusione. Ah, primo okay. Sangue nelle mani di Wadid. Attenzione però perché sta arrivando Lloyd. Oh, calcio bello, lo sguardo pietrificante di G4. Jankos ci lascia. Perz ha fatto saltare in aria. Muore anche lui sotto le zanne. Anzi no, sotto le frecce di Nyx. Che giocata da parte di Lloyd. Quel calcio l'ho sentito anch'io sul mio fondo schiena. Ha Te l'ho detto che persone. Lo sanno giocare. I ragazzi nella parte bassa dell'Asia sanno giocare Lee Sin. Vietnam, Thailandia, Indonesia, qui sanno giocare Lee Sin. Wunder però ha fatto veramente schifo in questa azione. Volevo andare a rivedere nelle fasi iniziali, perché Lloyd viene chiuso tra l'incudine e il martello, proprio perché Wunder stava scendendo e c'era Yarnan che Qual stava flash? Arrivando dalla corsia centrale. Lloyd viene privato del suo flash, quindi questo è un ottimo lavoro da parte dei G2. Yarnan con una... ecco, questa è la tanatofobia più brutta che della mia vita. Sì. E mentre Rich viene preso dal lato. Ti prende tanto tempo però, Riesce a prendere un sacco di tempo perché Tam Kench. Bella anche la catena. La pelle coriacea è in grado di salvarlo per un periodo di tempo. E qua... Kick! Boom! Bellissimo. Due persone. Riesce a salvare la vita a Wadid, che appunto viene sbalzato dall'altra parte del muro. Tuttavia... non è abbastanza per permettere al resto della formazione dei G2 di salvarsi. Perz e il povero Jankos vengono mutilati. Wow. Ok. 2-1 e drago di fuoco per i ragazzi degli Ascensio. Appunto. Sì. E non contenti vanno anche per il messaggio. Non credo riusciranno a farlo. C'è Wadid all'ultima no. disposizione. No! 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 Non cominciate. No. Allora, prima abbiamo avuto una pausa. Perché Jankos aveva una bruschetta nell'occhio e se l'è dovuta levare buttandosi un po' no, di acqua di nuovo. Nell'occhio. Cosa sta facendo? Ma perché Jankos. Sempre Jankos? Ti sei slacciato le scarpe? Hai un sassolino nella scarpa. Prima, vi giuro ragazzi, aveva un bruscolino nell'occhio e ha messo in pausa la partita. No, si era rovesciato l'acqua. No, no, quell'acqua l'ha usata per levarsi la roba dell'occhio. Capito? Allora, si è strappato le scarpe, che ha fatto? Te la sei fatta nelle mutande, che hai fatto? Non lo so. Parla papà. Non voglio nemmeno chiedere alla regia che cosa stia succedendo, perché non ho voglia di chiederglielo, detto onestamente. Era un pro player, poi... E poi un giorno si è preso una freccia nel ginocchio. Ecco. Solo perché then ce l'ha I lì. Took an arrow to the knee. Solo perché ce l'ha lì in bella mostra. Quello era il ginocchio, ragazzi. Potremmo avere la conferma di ciò che stia succedendo. Ah no, ok, era un problema tecnico effettivamente. Era un problema alla tastiera, non sappiamo di che genere. Ah ok. Ma il messaggero della Landa è ancora sotto assedio da Dai, parte degli Ascensi. Dai, attaccate! Jankos! E niente, glielo lasciano. Lloyd prende il messaggero, Wadid nei guai. Addirittura costretto a usare il flash. I G2 stanno facendo delle giocate un po' particolari sotto un certo punto di vista, uniche. Si vede l'agitazione. Questionabili. Onestamente, si vede molto l'agitazione. Lo stress da parte dei G2. Davvero, davvero tanta agitazione per la formazione dei G2. Arriva il messaggero nella zona superiore. Gli Ascensi non perdono un millisecondo nell'utilizzare ciò che hanno ottenuto nella parte superiore di mappa. E non c'è nessuno. Sono estremamente in ritardo di G2 in questa rotazione. Adesso, solo ora, Yarnan sta uscendo dalla base. Aveva il teletrasporto e non riesce a utilizzarlo in tempo. E parble. Chiedo scusa, signore. Dica. Ma è Yarnan in vantaggio, quello che vedo? Sì, ma Nyxar sta giocando per il team. Era lì già pronto quando hanno preso il messaggero della Landa. Sacrificare una, due wave per il messaggero della Landa e prendere la torre, credo che ne valga la pena, decisamente, no? Non pensavo fosse possibile tutto qui. Allora. Sono solo stupito. Finiscila. Ti richiamo all'ordine, Ferakton. Ok. Ok. Andiamo a vedere che il vantaggio di Minion non è solo nella corsia inferiore, anche quella centrale. Perse il vantaggio su G4. Ma intanto G4 c'ha due assist contro il singolo da parte di Perse.
Ricordiamo anche le aggressioni di Jankos nella classe centrale, andate a vuoto. Oh, flash, oh, oh baby, flash catena corruzione, What Eater ringaggia immediatamente, c'è il durare della partita, un Kench salva l'alleato, arriva la guarigione per salvare G4 invece dalla torre, che sembra fare più danno di tutti il team dei G2 messi assieme. Solo in questa situazione però arriva un bel portale. Wadid ha paura. Tanatofobia, Wadid potrebbe continuare. Bellissimo lo squadro petrificante. Ed è fatto saltare in aria. La tanatofobia ormai ha finito sulla sua durata. Non basta lo scudo per riuscire a salvare appunto la Cassiopea di G4. Risponde Wunder, tanti danni ma rimane in vita. E mentre Jankos si è fatto uno contro uno il Lee Sin di Lloyd, vorrei andare a vedere il come. Però immagino lo vedremo più avanti con un replay. Questo dovrebbe aprire i G2 la possibilità di muoversi topside. Guarda dov'è Yarnan, sta già pushando per la prima torre. E cosa interessante, Lloyd ancora Roundhouse Kick, ancora Dragon Rage, la rabbia del dragone. Poi fuori il dragone. Quello c'è pure il dragone. Dragone. Però no, credo fosse in cooldown di tipo 0. secondi. Dici? Vediamo. Vorrei vedere. No, c'era. No, ce l'aveva fin dall'inizio. Molta della giocata si basa su Nyxaur, che adesso cerca di andare Nyxar, dovrei dire. Cerca di andare per il flash ulti su Perks. Wadid cerca di engage. Buona la toccata e fuga che colpisce comunque tre persone. E quello è un bel po' di danno che Lloyd entra sul povero G4. Ed è da qua che parte. Secondo me è Lloyd che ci va. L'idea di seguire la giocata successiva. Arriva Wunder nella corsia centrale. Buono il knock up. Ah, interrompe la salvaguardia da parte di Wunder. Riesce a prendere l'uccisione. Qua semplicemente è Jankos che ha l'aggressione per primo. Interrompe il salvaguardia. Lee Sin vuole scappare. Utilizza il salvaguardia oltre il muro. Ma a metà del muro arriva il rampino. Non so se di Lee Sin. Hanno inquadrato gli analyst degli Ascension. Che tipo si toglievano gli occhiali. Si mettevano le mani in faccia. Not like this. Non era un bello spettacolo. Perz cerca di scappare. Rocky lo fa saltare in aria. Nyxar alla suprema. Lo prende a massimo range. Non c'è follow up. Troppo distante. Perz. Nonostante non abbia il flash, riesce comunque a disingaggiare. Però nella corsia inferiore che è caduta. E continuano Yarnan e Wadid a prendere spazio, a prendere farm, a prendere soldi. Torre mid per torre bot. Wadid è ancora lì fermo. Vantaggio è nelle mani di G2 in realtà. Però c'è ancora il mietitore da soddisfare. Ci sono diverse cose da fare per i G2. Per prendere il largo. Stanno aprendo la mappa gli Ascension, ma per fare questo stanno sacrificando davvero tanto nel tra l'altro i G2 sono personale. Esattamente pari in ordine, sì. Anche a dire effettivamente sono riusciti ad ottenere qualcosa in più sotto quel punto di vista, ed è il motivo per cui vediamo un così enorme vantaggio. Non sono semplicemente le uccisioni, è il vantaggio di farm attraverso ogni singola corsia. Top lane, vantaggio in farm per Wunder, jungle per Jankos, leggerissimo però. In mid lane Perks abbastanza pesante, lo stesso vale per la bot lane. Yarnan è in vantaggio di farm. Yarnan. E se dicevamo, è una rarità oggettivamente. E se dicevamo che il lavoro di Ornn è perdere 50 minion, va a vincere il game, non lo stesso dovrebbe dirsi per Cassiopeia e per Varus. Vero. Questi personaggi dovrebbero essere almeno a pari degli avversari. Specialmente no. Per via di come funziona Varus. Specialmente durante la fase di corsia. Mi aspettavo un vantaggio nelle mani di Nyxar nel pool 1 contro 1, sì. 1 contro 1, 2v2. Nella corsia inferiore, invece così non è stato effettivamente, mentre Jankos viene evidenziato dal lume di controllo piazzato da parte di Rich. Un po' troppo vicina sta telecamera, possiamo allontanare per favore? Grazie. Vedi, mi hanno ascoltato. Ogni tanto avvicinano per puro intrattenimento. Wadid utilizza la toccata e fuga per evitare che Lloyd finisca il lavoro su di sé. Wadid rischiava tanto, eh. È livello 7 contro il livello 9 di Lloyd. Lloyd ha incantamento del guerriero più Tiamat. Ultimizzazione perfetta per riuscire a far saltare nella testa di un personaggio fragile come in questo momento è Wadid. Stivali della mobilità. Gli unici HP bonus sono dati dall'occhio dell'oasi. Ha resistenza magica ma non ha armatura. Bloccato Wadid. Distrutto dalla Cassiopea, che però adesso si trova in 1 contro 3 praticamente. Flash via, verrà finito da Wadid. No, da Jankos, un'ultima sferzata tattica. Davvero un ottimo lavoro da parte di Jankos, puntuale con l'engage, con il rampino come sempre. Ma i ragazzi degli Ascension stanno facendo un sacco di errori poco caratteristici, secondo me, almeno paragonato al game contro i Supermassive, sì. Stanno facendo continuamente prendere fuori posizione mentre sarà lui preso. So morto, è così morto, in mezzo a quattro persone verrà lasciato a chi? A Nyxar.
Soldi, soldi, soldi. Vuoi prendere un po' di soldi? Vieni a prendere i soldi. Prendi i soldi. Fatto saltare in aria il portale delle reami, viene interrotto. Questo è il risultato. Ottimo lavoro. Ottimo, ottimo lavoro da parte della formazione degli Ascension. Su un errore di Perz, onestamente, se l'è sentita un po' troppo. Ha deciso di andare lui per il portale dei reami invece di ricorrere all'aiuto di Wunder, che comunque si stava avvicinando in zona. Ed è un pochettino un peccato per la formazione dei G2 Esports, perché ogni volta è sempre la stessa storia, no? I G2 sono un ottimo team. Il problema è che non hanno, non sono molto raffinati sotto un certo punto di vista. Quando fanno qualcosa è tangibile ogni singola volta, ed è il motivo per cui molte delle squadre avversarie tendono a capitalizzare davvero tanto su di loro come team. E ma G2 non è stata la giocata di prima, è stata semplicemente Cassiopeia, sì, cercare il pick singolo su Wadid. Però fortunatamente per i ragazzi dei G2, Wadid è bello resistente. Vorrei rivedere il replay, è stato... E il viaggio nell'abisso qua che frega, sì, appunto perso. Comunissimo. Decide di ritirarsi ma dalla parte sbagliata, chiuso da quattro persone in due direzioni diverse. Ancora una volta G4 contro Perz, ancora una volta si schiantano senza ottenere alcun risultato, se non il fatto che entrambi perdano risorse, 0-2 entrambi. Il farm però favorisce pesantemente Perz, come dicevamo, anzi tutti i due. Questa è una cosa che non è propria della corsia centrale, ma di tutta la partita. Assolutamente. Alla due sì. Draghi, degli Ascension. Hai parlato del beneficio di tutta la squadra, e parlando di beneficio monetario, a livello di gold i G2 vantano un vantaggio di quasi 3000 unità di oro rispetto alla loro controparte. E onestamente, andando a rivalutare quello che è stato il game contro i ragazzi dei Direwolves, anzi dovrei dire contro i ragazzi dei Supermassive, sì, perdono, ho avuto un attimo un lapsus, se la stanno giocando secondo me molto molto meglio. Se vai a vedere il come si stanno muovendo, il come hanno draftato, il come ragionano come squadra, è molto più solida come composizione ed è molto più nelle corde dei G2, perché adesso quello che vorrebbe fare Perz è muoversi sulla sidelane e cercare lui di prendere risorse per se stesso dal resto del suo team e carriare il game sulle proprie spalle. Guardalo dov'è in questo momento, corsia superiore, andrà a prendere quella wave, lo vediamo molto tranquillo. Ok, Arnan è il leader minion, ma non sarà probabilmente lui la star dello show, perché guardando la composizione, guardando il come i G2 vorrebbero eseguire questa composizione, giocare l'1-3-1, immagino vogliano buttare tutte le risorse su Perz. Vediamo se riusciranno a farlo. Gli coprono le spalle. Guarda quante risorse investono, sia sotto forma di lumi che di persone, per andare a prendere, a acchiappare gli Ascension quando si dirigeranno verso Ryze. Si fa avanti. Un paio di ping degli Ascension esattamente nella posizione in cui si trovano Jankos e Wadid. Ed eccolo lì l'ingaggio da parte di Rocky. Arrivano Wadid e Jankos immediatamente. Fanno saltare in aria sia Lloyd che Tahm Kench. Si girano però su Wadid e lo stompano, lo schiacciano, lo esplodono, perché erano pronti gli Ascension anche a questa evenienza. Flash e riesce ad evitare così la tanatofobia, che si schiatta su di Sin, ma sono due persone fuori dal combattimento. Bello. Arriva cronografo per Rocky, tanti danni su Janko, sull'ultimo attacco riesce a flashare oltre il muro. Wunder dietro al bulbo esplosivo, lo utilizza per scappare, adesso è perso davanti a 5 persone, davanti a 5 persone, continua a correre, scappare. A portare dei rami, riesce a prenderlo e via, fuga. Un ottimo lavoro da parte di Perks, ma rimane il fatto che i G2 comunque hanno perso una grossa risorsa. Yarnan è uno dei carry più farmati, più fiddati della formazione dei G2 Esports. Perdere sì. Lui potrebbe essere strumentale per i ragazzi degli Ascension, che con un Baron Up ora potrebbero decidere di iniziare l'obiettivo nel caso fossero interessati, però no. Non pensano di avere i danni probabilmente in questo momento. Con Cassiopeia sarebbe stata decisamente una possibilità. Ragazzi, cioè, questa era un'azione che era stata preparata dai G2. Sì. E non va bene. Nel momento in cui tu prepari una trappola e quella ti si spara addosso e tu sei quello che ne esce sconfitto, è un grosso problema. Aggressione in questo caso ancora una volta sulla Cassiopeia di G4, che ci lascia perché, come dicevamo, Rakan e Camille funzionano molto bene. Stordisce uno, stordisce l'altro. I controlli rendono impossibile rispondere all'aggressione di Camille. Camille, grazie alle sue gambe, fa un rapido lavoro di quello che è appunto la povera vittima, in questo caso Cassiopeia. Torre che viene giù ancora una volta da parte dei G2. Adesso push nella corsia superiore. Vediamo se
riusciranno a continuare così all'interno di questa partita. 3-1-1 per Jankos. Assolutamente niente male questa partita. E come già detto, una delle costanti dei G2 quando performano è Jankos. E sì, ogni singola volta che i G2 performano bene, mettiamola così, Jankos è la facciata del team sotto un certo punto di vista. La cartina al tornasole. Hashtag cartina al tornasole, ragazzi. È quella tipologia di player, ok, per dare una definizione davvero chiara, che se va bene il team o se va bene la comp, lui gioca bene, indipendentemente sì, dalla situazione. Tuttavia, se la comp non è buona, se il team non sta sinergizzando così bene, intanto Barone da parte di Ascension, hanno danno sostenuto da parte di Cassiopeia, hanno danno sostenuto da parte di Umbarus, prova a farsi avanti, catena corruzione, utilizza la purificazione, guadite, tre persone potete saltare in aria, Barone, il preso di Jankos, muore immediatamente, arriva ma cercano di salvarlo tramite Tamkench, guardate i danni da parte di Yarnan e Wadid, cercano di fare il possibile per aiutare Perz a bloccare gli avversari uno dopo l'altro, Wunder si salva con pochissimi HP ma è vivo, i G2 prendono il Barone, 5 persone del team nemico e le portano tutte a casa. Ed è morto Jankos, ma è comunque il prezzo da pagare se vuoi andare per il Baron Steel. Davvero un ottimo lavoro da parte del jungler dei G2. Adesso è via libera per la corsia centrale. 50 e 50. Perché fate i testa croce? Bloccate i jungler prima che entrino nel nido del Barone, nella tana, mannaggia. Perché sta croce qua, i ragazzi degli Ascensi hanno fatto il punto croce perché si sono appena condannati. No, cosa c'entra il punto croce? Non lo so, una frase del petto. Andando a rivedere replay. Jankos aspetta per il Baron. Ricorda, c'è un lume di controllo dall'altra parte, yes, del Baron Pit. Quindi quando parte l'ulti di Ornn è comunque già troppo tardi perché Jankos era già entrato. Quindi smite puntuale da parte del First Blood King. Per quanto finisca col morirci, Wunder è già nel mezzo del fight. Guarda, cioè, Perz che sta resiste, mettendo tutto il DPS dell'universo. E lo stesso vale per Yarnan, che riesce ad ottenere lo shutdown. I ragazzi dei G2, dopo l'ottima pulizia da parte di Jankos, guarda, meglio l'ottimo Baron Steel da parte di Jankos, ho fatto il mio lavoro, ragazzi, andate, riescono a riottenere il totale controllo del game. I ragazzi degli Ascension escono dalla base, che adesso sono sotto di un bel po'. Prima erano sotto di un po', adesso di un bel po'. Assolutamente. Nonostante avessero lo scaling del drago di fuoco, avessero il drago di vento, adesso non solo hanno il barone ma il drago d'oceano. I ragazzi dei G2 possono stare in assedio tutto il tempo che vogliono, fino a dopodomani. Non fino a dopodomani, fino a 1 minuto e 40. Dopodomani, eh? 1 minuto e 40, dopodomani, stessa cosa. Beh, dipende da quando finisce la partita. Se finisce in 1 minuto e 40, ci vediamo domani. Ok, ok. No, posso capire. Va bene. Andiamo a vedere cosa riescono a fare. Arrivano finalmente alla base. Tocca alla torre della base, Ryze. Fermate Ryze, per favore. Jankos e Wunder non sono ancora una minaccia. Fermate Ryze, per favore, Perz. Continuate a fermare Perz, per favore. È arrivata Cassiopeia nella corsia superiore. Andrà a pulire i minion. Levano Ward. E Ascension chiusi in base. Ragazzi, che possono fare? Wunder sì, adesso con il Baron Buff a pushare bottom side. Ricordiamoci, gli Ascension hanno comunque due draghi, un drago d'aria e un drago infernale. Tuttavia i ragazzi dei G2 Esports hanno veramente un vantaggio troppo grosso in oggetti. Se vai a vedere quello che è Yarnan in confronto alla dichiara avversaria, è abbastanza impressionante. Tra l'altro, perché sono tre mid e lasciano la torre top? Arriva il ritorno della l'evocazione del re della forgia, ma trova l'avversario oltre il muro. Impossibile per gli Ascension andarlo a prendere. Nella corsa inferiore finalmente Urgot e Camilla arrivano alla torre. Il carro armatone potenziato dalla mano del barone fa tutto il lavoro che serve ai G2. Sulla top, come una nave che affonda, tappi un buco e se ne apre un altro dall'altra parte. Una falla in questo caso che sta per diventare critica. Cade la torre della corsia superiore, cade la torre della corsia centrale. Provano a fare il DPS di Yarnan. Niente da fare. Esplode il Lee Sin di Lloyd. Arriva l'ex ultimatum. Blocca Tamkench. Questa è un'altra vittima. La seconda vittima. Double kill per la casa di Yarnan. Oh, che possano chiudere il game. Hanno una waving topside. E hanno un Perks che non ha paura a spingerla. Sono il Barbuff tanto non c'è. Non ci sarà ancora per i prossimi 3 minuti. Sì. I G2 non sembrano conoscere la parola stop. G4 cerca di difendere come può. Miasma lascia il tempo che trova. Wunder si fa avanti, carica corrosiva. Bello, lo scudo modificante. Perse nei guai. Ritorna Wadid, cerca di salvarlo. Lo scudo delle rune ancora una volta fa la differenza insieme a quello di Wadid. La danza di guerra. Due torri del Nexus sono andate. Il barone più i minion fanno il lavoro. E questo
Questo sarà il Nexus, questa sarà la vittoria dell'1-1 dei G2 sugli Ascension. Europa 1, Thailandia 0. Per un ottimo lavoro dalla formazione dei G2, onestamente un livello che non mi aspettavo da parte loro dopo aver visto la prima partita, e molto a che vedere con una migliore draft all'interno di questo game. Nuova draft, nuovo livello di performance, e Perks non sembra comunque troppo soddisfatto, guarda la faccia, molto arrabbiato Perks. Perks è del tipo, questo lo dovevamo far prima, ti hai capito? Sì. Complimenti, devo farlo in questo caso, credo a Did. Did è stato davvero bravo centrale con quegli engage. Sì. Ma l'abbiamo già detto, il Rakan di Wadid è davvero molto pulito. L'abbiamo detto anche in Pikachu Phase. Yes. Nella serie contro... Ti ricordi l'ultimo game contro lo Schalke? Oh, sì che me lo ricordo. Che cosa ha combinato Wadid con quel Rakan? Come è riuscito a salvare Perks in molteplici situazioni, addirittura l'inchino da parte della formazione dei G2. In Pikachu Phase, lo dicevamo, no? Molto bravo con Rakan. Davvero un ottimo pick nelle mani di Wadid, ed è la cosa che abbiamo visto in questo game e che vorrei onestamente vedere di più in futuro da parte della formazione dei G2. Capitalizzare sui buoni pick della propria squadra, non cercare quelle comp super stupide con tutti i meta picks strani. Ma una cosa fondamentale c'è da sottolineare: il fatto che come sia andato l'early game sia stato totalmente defining, oddio non mi viene la parola in italiano, ha definito completamente quello che è stato il mid game. Ah, okay. I primi minuti è stato il pilastro di come sono state le basi di quello che è stato il mid game. Perché? Perché abbiamo visto delle ottime idee da parte degli Ascension. Sì. Gli Ascension sapevano quello che dovevano fare, ma mancavano della consistenza per farlo in maniera corretta. Perché? Sì. Nonostante le rotazioni, nonostante i movimenti, nonostante le torri che cadevano, 20-30 minuti su tutte le lane da parte dei G2 hanno secondo semplicemente me in dato realtà la benzina quei 20-30 million non è per un divario meccanico, ma è stato molto di più per un divario a livello di macro. Perché se hai visto durante la laning phase, nelle fasi iniziali, nessuno era veramente indietro. Hanno cominciato ad andare indietro nel momento in cui hanno cominciato a muovere movimenti. I player in giro per la mappa, e hanno cominciato a fare grossi errori di assegnazione delle lane. Sì. Non capivano esattamente come ruotare e dove. Sì. Ed è esattamente la stessa problematica che hanno avuto contro comunque i ragazzi dei Supermassive. I Supermassive hanno vinto quella partita non perché hanno vinto l'early game, perché vero, quello in realtà è stato vinto da è parte anche molto lento, degli Ascension, ma hanno vinto la partita perché gli errori degli Ascension hanno concesso le aperture necessarie ai Supermassive di poter comebackare all'interno di quella partita e da lì mantenere dominanza per tutto il resto. E ok, quando hai tanto scaling effettivamente puoi permettertelo, in quel caso era il Kassadin, in questo caso comunque era un Ryze nella corsia centrale, era un Rakan nella corsia inferiore che ci mette un istante, no, a capitalizzare su un errore meccanico di posizionamento da parte della squadra avversaria, e se vai a vedere i danni capite perfettamente quello che intendo. Sì, sicuramente il centro della mappa e la parte inferiore sono state le due più attive. Yharnam e Varus hanno continuato a sparare ulti e DPS appena potevano, così come Cassiopeia, Ryze, focus delle aggressioni. La cosa che mi ha fatto davvero impressionante in questa partita è stata proprio la sinergia tra Rakan e Camille, che è stata centrale per quanto riguarda tutte le azioni dei G2. Dall'altra parte Lee Sin, dopo le prime azioni, sembra che non riuscisse più a fare quello che volesse fare, in particolar modo proprio a causa del fatto che non riuscivano a gestire bene le risorse sulla mappa. Non tanto perché era Lee Sin, ma perché non riuscivano ad avere le persone dove volevano, e quindi non potevano mai iniziare azioni, o se le iniziavano andavano male a causa di questo. Assolutamente sì. Anche stavo Orna guardando la composizione prima sullo schermo di Lama. Per tornare al punto di prima, io sono molto contento nel vedere i G2 comunque giocare, secondo me, a quello che è il loro potenziale. Ancora non al 100%, ovviamente, sono comunque un team molto giovane se consideri il fatto che è il loro primo anno insieme. Tuttavia, sono abbastanza convinto del fatto che questa sia molto di più una comp da G2. Come dovrebbero giocare, vero, no? Hai un mid laner che non è necessariamente un counter matchup, ma è un mid laner con la possibilità di creare giocate in giro per la mappa. Ryze in questo caso, un support playmaker, funziona molto bene su Wadid. Wadid è un playmaker, devi dargli questa sorta di campioni, non dargli Alistar, o meglio dargli Alistar se gli dai l'impostazione per poter creare quelle giocate assieme al resto del team, no? Piuttosto prendi tu Varus in prima rotazione con Alistar, ok? Oppure pick come carry top laner nelle mani di Wunder. Guarda un po', gli hai dato Urgot, ha vinto la lane, ha preso 50 CS di vantaggio rispetto alla sua controparte. E anche perché è Wunder.
perché gioca molto bene quella tipologia di campione. E anche lì avere Urgot è sicuramente stato un bonus enorme. Esatto. Ma potrebbe essere chiunque, potrebbe essere anche Darius, per quello che ne sappiamo. L'ha giocato anche Rei. E ha giocato molto bene con quel campione. Secondo me è questo quello che manca ai G2: flessibilità in draft. Okay. Dovresti molto di più sfruttare quella sorta di potenza che hai dai tuoi laner a livello di pura abilità meccanica, che non sembra esistere in questo momento da parte del coach Grubbs, che tende a draftare super standard e super snowball. Una domanda allora prima di andare a lasciare spazio appunto alla fine della trasmissione di oggi e agli appuntamenti di domani. Questo funzionerebbe adesso, ma poi contro le squadre del group stage mica funziona. Dipende in realtà, perché secondo me il punto di forza dei G2, ed è la stessa cosa che mi viene da dire anche sui Vitality, il modo che hanno per vincere contro chiunque è giocare un determinato stile, perché ormai hanno l'abitudine del giocare in quello stile in una maniera particolare. Devi draftare, devi ruotare il tuo game plan attorno a quel punto di forza. Poi ovviamente troverai delle squadre migliori magari più avanti, però se sai giocare quello stile, no? Come diceva Bruce Lee, non mi interessa affrontare una persona che ha allenato qualsiasi pugno, qualsiasi tecnica, qualsiasi mossa una volta sola, ma ho paura dell'uomo che ha allenato un singolo colpo 10.000 volte. Quindi è questa secondo me la cosa a cui devono puntare. Fai una specifica comp, una specifica tecnica, uno specifico basato sui stile, tuoi punti di forza, e butti tutto lì. Non hai bisogno di cercare di variare. Perché devi prendere queste varianti terribili con Wunder che deve giocare Ornn in top lane? Okay. Ma prendi un carry, ma vai per queste cose aggressive. E ragazzi, per queste prime giornate appunto di mondiali siamo solo alla fase di andata. Questo era uno dei gironi che Zig abbiamo visto. Zigzbot anche. Ecco, per esempio. Secondo dicevamo, questi sono alcuni dei gironi che abbiamo visto in queste due giornate, ma ci sono ancora due giornate piene prima dell'arrivo della Games Week, e poi vedremo la fine appunto dei play-in, e poi ci sarà il group stage, e poi ci sarà il playoff, e poi ci saranno le finali dei mondiali. Per tutto questo mese di fuoco qua su PG Sports, ogni singolo giorno praticamente, quasi, in onda per voi. Io sono Sarego qui come Feracton, ci vediamo domani ancora una volta alla stessa ora con i Worlds 2018.